Rieccoci insieme. C'è un amico in linea, però prima ancora vorrei ricordarvi che oggi torna la rubrica di Laschettulli con il presidente della provincia, ospite dei nostri studi, intervistato da Alessandra Bucci, ma non solo, interagirà con voi con le vostre telefonate, quindi insomma a maggior ragione non lasciate Telebari subito dopo il TB Sport perché c'è per l'appunto il ritorno del presidente della provincia qui a Telebari, peraltro un grande tifoso del Bari. C'è un amico in linea, pronto? E saluto a tutti, sono Mimmo. Ciao Mimmo. Grazie. E volevo chiamare un Ciao po' Alessio. di giorni fa, volevo parlare un po' del Liberty. Ho giocato negli ultimi 2 anni nel Liberty e Sì. poi anche nel San Paolo alla fine di quello, che il pubblico di Bari non vorrebbe mai un'altra squadra oltre il Bari, perché sono solo, diciamo, del Bari grande. Tutte le squadre, ed è una delusione grandissima. Sì. Perché anche nel Liberty con Frisini, giocatore esperto, avevamo tanta voglia di far bene. Va Mi bene, va bene, dispiace, va ma bene. Il una cosa segnale è partito. soccorrente, secondo me, non conosce la Serie Va bene, grazie. Beh, comunque non è, non dici una cosa fuori dal mondo, perché Torrente ha avuto una breve parentesi col Genoa in Serie B, poi ha sempre allenato B. Sì. o settore giovanile o si può anche evidenziare questo aspetto, no? Secondo te c'è questo problema, cioè che No, Torrente non no, ma conosce la Serie B? perché l'aspetto, lui non conosce la Serie B, però bene o male, la nocerina la conosceva come io conosco la pasta al forno che faceva mia madre. Lui la Noele. conosceva bene, la nocerina e praticamente la partita l'abbiamo regalato alla nocerina come abbiamo regalato i 3 punti all'Albino Lefenz. Vabbè, mi sembri molto critico oggi nella tua posizione contro il tecnico del Bari. C'è Angelozzi, l'abbiamo intervistato questa mattina su Radio Bari, in Behind the Gang. Allora, sentiamo cosa ha detto il direttore sportivo, alle domande di Cristian Siciliani. Era preventivato un inizio così difficile, però ci può stare nel calcio, insomma, ci può stare. In più noi in questo momento abbiamo difficoltà a livello fisico di qualche giocatore che è arrivato in ritardo. Dobbiamo trovare un'identità perché ho visto la squadra domenica e sabato scorso, specialmente nel secondo tempo, molto impaurita. Non l'ho vista con una mentalità come era magari fino a 15 giorni fa, 20 giorni fa. Non è una questione di modulo, è una questione di mentalità, è una questione fisica. Diamo tempo, se poi si continua a perseverare sotto l'aspetto fisico, ognuno si assume le proprie responsabilità. Ma adesso facciamo lavorare le persone perché è troppo presto per giudicare. In questo momento siamo i primi a dire che siamo in difetto. L'allenatore non rischia, se no rischiamo tutti quanti, ce ne dobbiamo andare tutti quanti a casa. Sicuramente abbiamo sbagliato su qualche valutazione, ci mancherebbe. Diamo il tempo, io sono convinto che la situazione migliorerà e la squadra riprenderà come è giusto che deve riprendere. Siamo convinti che il Bari può lottare, io in Serie B vedo squadre superiori, Torino, Sampdoria e Padova, e poi dopo ci stanno altre squadre come Bari, Regina e altre squadre che possono lottare per gli altri 3 posti per aggiudicarsi i playoff, per cui ne sono convinto, per cui ce la possiamo giocare. Poi cioè, si arriva a gennaio e poi uno vede un attimo cosa si può fare come quadro della situazione. Beh, mi pare che non difetti in coerenza Angelozzi che dice le stesse cose che aveva detto prima. Abbastanza fiducioso, voglio Infatti, dire. peraltro dice anche una cosa molto, molto importante, dice se va via Torrente dovremmo andare via noi insieme a lui. C'è un amico in linea, pronto? Enzo, Ciao. buon pomeriggio, Mimo. Niente, Mimmo è caduta la linea, mi dispiace, spero che tu la possa riprendere. Gigi, vuoi commentare quello che ha detto il direttore Bah, Enzo, sportivo? beh, lui è in linea con le dichiarazioni sicuramente concordate, anche perché lui si rende conto. Dopo 2 partite non poteva rimangiarsi la conferenza stampa fatta dopo quella vittoria a Modena all'ultimo minuto. Insomma, io mi auguro che riescano a trovare la giusta via, però continuo a dire che ci sono state fatte delle scelte affrettate e delle scelte sbagliate. Vediamo un po' se c'è un'altra telefonata, pronto? Enzo, Ciao. sono Gennaro Ribafone. Ciao Gennaro, ciao. Auguri, Saluto a tutti. Gennaro. Saluto a Gigi. Sabino Vart, Ciao, grazie. che veramente quell'inno ci ha fatto sognare, penso che ci farà ancora sognare. Bravo. Enzo, Sì.
la disamina di quest'anno è come la continua dell'anno scorso. Mm-hmm. A me dispiace per i ragazzi sabato, stavano molti delusi. Mm-hmm. E purtroppo questa delusione io non me l'aspettavo, specialmente da Torrente che è un buon motivatore, però purtroppo si è perso fra le mani un bel giocattolo che lui lo stava portando avanti. Io spero che lui capisca quello che in questo momento non riesce. Non vogliamo il male di questo allenatore che ha voluto di tutto questo Bari, perché è una piazza molto gradita a tutti. Va bene, va bene. Grazie Gennaro per il tuo intervento. Grazie. Vedi. Sabino. In fondo, vedi, noi siamo bravi, cioè il tifoso barese, vedi, si preoccupa già di quello che dei ragazzi, si preoccupa anche dell'allenatore. Cioè noi veramente, ed io voglio dire a quei pochi che purtroppo continuano ad andare allo stadio, sono ragazzi eccezionali, e vorrei appunto approfittare per dire alla società di fare qualcosa per portare gente allo stadio, perché vedere uno stadio così vuoto, ma anche per dare anche un po' di abbassare i prezzi dei biglietti, qui quello sicuramente, ma sì, ma fare qualcosa anche per i ragazzi, per le donne, portare gente allo stadio, perché una squadra già così demotivata, vedere uno stadio vuoto, voglio dire, insomma, hai ragione. Puoi abbinare la partita del Livorno, la partita con l'Empoli e alla partita del Pescara, crei un mini pacchetto, anche perché bene o male chi ha pagato l'abbonamento va premiato, e non pensi che si lamenti se la società per dare un conforto ai calciatori abbassa i prezzi, insomma non è questo il problema. Hanno ragione, perché anche in un'altra trasmissione ho tenuto qualcuno che ha ascoltato, che ha detto che a Napoli, a Roma si paga la cuffia a 15 euro, mm-hmm. No, mi sembra... È giusto, insomma, voglio dire, per una piazza come Roma e Napoli. In effetti, già portare un po' di gente allo stadio creerebbe, un po' di entusiasmo. Un minimo di atmosfera, perché certo. Francamente, io ripeto, quando ho visto il dato dei paganti, 1900 paganti, c'erano 1200 di nociere inferiore, 700 persone alla quinta giornata di campionato che pagano il biglietto allo stadio, è un dato veramente allarmante, perché... Io spero che il Bari vinca 10 partite di fila e si riempie lo stadio, però se l'andamento dovesse essere questo, io non oso immaginare fra un mese, due mesi, che cosa accadrà allo stadio San Nicola. Ma ripeto, 700 persone col bel tempo, i momenti in cui inizia a piovere, certo. La gente rimane trincerata in casa, perché c'ha un'offerta televisiva che va oltre le aspettative. Certo. È così. Sabino, certo. Che stai facendo di bello oltre a... Adesso, in questi ultimi tempi, sto registrando dei brani, ho fatto delle sigle per degli amici che adesso andrà in televisione al più presto. Mm-hmm. E fra un mese iniziamo a girare la nuova serie dell'Area Amara, che siamo arrivati alla quarta. Alla quarta, insomma, sì. Davvero una fiction, mm-hmm. di grande successo, sì. Insomma. Vogliamo sentire ancora qualche nota dell'Inno del Bari, così almeno, no, sogniamo con te, come hai sognato tu quando l'hai scritta e quando l'hai musicata, sì. Quando te l'hanno musicata questa canzone. No, l'ho musicata io, l'ho scritta insieme a Enzo, il testo insieme a Enzo Stripoli, la musica l'ho fatta io e la canto io, ma non è quello il punto. Se voi ascoltate l'inno, le parole sono quelle, è quello che il tifoso vuole. Uh-huh. E il sogno nostro è questo, si parlava con Gigi proprio di questo, cioè vuol dire questo sogno, ed eravamo quasi arrivati là vicino, stavamo lì. Io per questo sono abbastanza sfiduciato, perché hai detto bene, eravamo arrivati ad un passo. Stavamo lì. Sarebbe bastato, a mio avviso, quell'anno prendere un paio di giocatori forti, ma di livello ancora. E la cosa strana, sai qual è stato il primo segno della non volontà? Aver fatto quel contratto di 3 mesi a Guberti. Io ci ripenso sempre. Tu a Guberti non gli devi fare un contratto di 3 mesi. Uh-huh. Guberti ha fatto 7 gol giocando a esterno. E ti ha risolto i problemi quell'anno. Perché devi dire di Sassuolo-Bari, perché sabato c'è la partita sul campo della capolista, sorpresa del campionato. Sassuolo-Bari, Enzo, noi dovremmo praticamente ripetere la partita che abbiamo fatto a Modena perché giochiamo lo stesso a Modena. Sassuolo è una rivoluzione, perché l'anno scorso hanno speso una barca di quattrini, hanno vinto la prima partita 4-0 a Grosseto e poi si è sfasciato. Hanno preso Pea, che è una sorpresa, un allenatore che ha guidato sempre squadre del settore giovanile, l'hanno preso Sampdoria dal settore anche, giovanile, no? Sì, sì. Sampdoria e Inter, e sta facendo bene, ha una squadra di giovani. Stop. Grazie a Sabino Bartoli. Grazie a voi. Grazie a Gigi Frisini. Noi ci vediamo domani sempre insieme con il Bianco e Rosso TV Sport. Ciao.